Hai un paio di dischetti struccanti? E allora vieni con me che facciamo Babbo Natale! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, avete capito bene, un paio di dischetti struccanti, tanta fantasia e Babbo Natale è bello e pronto per arricchire e decorare le vostre feste. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ecco l'occorrente per creare il nostro bellissimo Babbo Natale con i dischetti struccanti. Cosa ci occorrerà? 3 dischetti struccanti, 2 matite colorate, una rossa e una rosa, che vanno accompagnate da un temperino, anche se non è a forma di diamante va bene lo stesso, e vedremo poi come le useremo. Un cartoncino bianco, un pezzo di cartoncino rosso. Io qui ho della carta velluto, vedete, quella morbida morbida, se ce l'avete ancora meglio. Una penna tipo tratto pen, queste con la punta in feltrino. Un paio di forbici e della colla, qualunque colla, Vinavi, l'attaccatutto, Attac, quella che avete a portata di mano. Con una matita disegniamo una forma tonda, così. E su questa forma tonda poi facciamo un bel triangolino, quindi ritagliamo. Quello che avremo sarà una sagoma su cui noi poi costruiremo il nostro Babbo Natale. In primis coloriamo la facciotta, prendiamo la matita rosa ed il tempera matite. Quindi temperiamo soltanto la mina, così, sfariniamola un po'. Certo, se avete il cartoncino rosa fate prima, insomma, però così è più divertente. Versiamo qui la polvere di colore e piano piano sfumiamo tutto col dito. Non solo è più divertente, ma l'effetto viene più carino, eh? E il facciotto rosa è tutto fatto. Questa sarà più o meno la barba e segniamo 2 cerchietti attorno a creare le guanciotte. Prendiamo il colore rosso e spolverizziamo un po' di colore rosso. Col mignolo creiamo l'arrossamento delle guanciotte, così. Un pomello da questo lato, voilà, guardate che carino, e un pomello dall'altra parte. Benissimo, a questo punto poggio qui sempre il mio cotton fioc come punto di riferimento, prendo la penna e faccio anche i 2 occhietti, uno e un 2, molto molto carini. Prendo un cotton fioc e taglio una striscia dritta, così, 1 e 2. Dello stesso piego in 2 e taglio 2 tondini larghi più o meno 1,5 cm di diametro, e voilà, ecco qua i 2 tondini, mettiamoli da parte. Prendiamo adesso un altro dischetto struccante, pieghiamolo a metà e tagliamo 2 estremità, così, alla stessa altezza. Adesso un'ultima cosa, disegniamo sulla carta velluto la sagoma del nostro cappellino e ritagliamolo. Con la colla adesso assembliamo tutti i pezzi. Mettiamo un po' di colla qui e attacchiamo il cappellino. Quindi una striscia di colla qui e attacchiamo la parte bianca del cappellino, che poi, una volta fatta asciugare la colla, sagomeremo bene. Mettiamo un po' di colla sulla facciotta e attacchiamo la barba, così. Quindi i baffoni ne attaccheremo uno qui, così, e uno, partendo sempre dallo stesso punto, mi raccomando, qui,
voilà, i grossi baffotti di Babbo Natale. Adesso prendiamo di nuovo il nostro la nostra carta e facciamo un altro tondo. Mettiamo un bel punto di colla e posizioniamo il nasone di Babbo. Così, adesso il pompon. Se volete fare di questo una decorazione d'albero, appiccicate prima a questo punto il filino. Io ne farò una decorazione da pacchetto, quindi metterò poi qui dietro lo scotch biadesivo e metto un punto di colla da una parte e attacco, idem attacco dall'altra parte, così. E il mio Babbo Natale è pronto per agghindare i miei sacchettini e i miei pacchettini natalizi. Potete farli come decorazione, potete aggiungere queste qua che sono le spillette dietro e assegnarne uno ad ogni invitato la sera di Natale, oppure potete usarli come segnaposto, magari mettendo qui il cartoncino col nome sulla fronte di Babbo Natale, o magari scritto qua sulla barba mettendo appunto un cartoncino sempre bianco. Allora, spero che questa simpatica idea e semplicissima idea vi sia piaciuta. Fatene l'uso che più desiderate, ma soprattutto fatemi sapere per cosa li userete. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Se volete vedere la versione deluxe, quella un pochettino più complessa, vi aspetta il mini video su Facebook. Vi metto il link qua sotto nel box informazioni. Ci vediamo presto, dopo le foto. Ciao! Visto che bello il nostro Babbo Natale, e allora se avete dei dischetti struccanti correte subito a farne una decina, sono bellissimi, sbizzarrite la vostra creatività e andate subito a comprare dischetti in quantità. Dopo questa rima non potrai esimerti dall'iscriverti al canale e soprattutto da venirmi a cercare anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta. I link stanno già andando in onda e soprattutto ti aspetto sulla mia pagina Facebook, sul mio blog, cercami ovunque, Arte per te everywhere. Quindi passa le feste insieme a me e ne vedrai veramente di tutti i colori. Se questo video vi è piaciuto regalatemi un coloratissimo pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!